mondo esterno quello che può essere definito il tuo valore, come diventare, diciamo, come ottenere l'ammirazione che una donna di alto, una donna, un uomo di alto valore merita. Ma soprattutto la cosa importante, mentre saluto un po' di persone che sono entrate, Sonia, Cami, Green Apple, Essenza, Betty Cottage, Andrea Giovani, Monica, Andrea, Betty Cottage, Rosy, Cami, insomma un po' Tug, Sonia, un po' di persone, Roxy, che si sono collegate, nel frattempo mettete un like. Ecco, queste sono cose molto importanti, quindi cercherò di darti una guida pratica su come trasmettere veramente al mondo esterno il tuo valore. La prima cosa che veramente mi suggerisco, ti suggerisco è quella di conoscere te stessa o te stesso. E soprattutto ti ripeto questo: quando entri in contatto con persone di basso valore, le persone di basso valore sono quelle che fanno domande stupide, sono quelle che dicono cose stupide, sono quelle che dicono cose inutili, sono quelle che cercano in qualche modo di provocarti, di punzecchiarti. Queste persone sono feccia, queste persone sono sterco del diavolo, queste persone che in qualche modo cercano di squalificarti, di dirti delle cose, tu devi considerarle come delle merde ambulanti, non de devi mandarle a cagare subito. Sono persone inutili che, diciamo, potrebbero servire giusto al mondo come concime, nulla di più, ma forse anche come concime sarebbero inquinanti. Quindi devi completamente scaricarle dalla tua vita, perché rischieresti di perdere tempo. Persone che provocano, persone che ti squalificano, persone che dicono cose stupide, persone che fanno domande stupide, persone che sono ignoranti fondamentalmente, cioè che ignorano come comunicare, sono letame per pomodori, esatto, ma forse verrebbero fuori dei pomodori anche che sanno di merda fondamentalmente. Quindi questa tipologia di persone scartala. Scartala, lasciala perdere. Devi dedicare il tuo tempo, sì, anche le persone arroganti, le persone. Tra l'altro, c'è un fatto da dire che le persone più sono ignoranti, più sono negative, più pensano di essere furbe intelligenti, no? E invece sono solo persone che non vanno prese in considerazione. Questo è un punto fondamentale, perché è vero che tutti i pesci stanno a mare. Ma di mare, come dire, ci sono tanti pesci che stanno a mare, ma una buona parte di pesci devi levartela dai coglioni. Cioè, levartela dai coglioni vuol dire che, certo, se ci devi interagire, interagisci il minimo indispensabile. Questo è un punto fondamentale. Tra l'altro, perché la negatività si trasferisce osmoticamente, questo dovete tenere presente. Se voi frequentate dei cretini, non diventerete certo Albert Einstein. Albert Einstein non frequentava dei cretini. Tra l'altro, poverina, anche la moglie di Einstein, che ha subito, Einstein nella sua vita familiare non aveva un buon carattere, comunque anche la moglie di Einstein era un matematico bravissimo. Cioè, le persone di successo frequentano altre persone di successo, non frequentano quelle che, certo, possono farlo transitoriamente, no? Come nel film di Fantozzi, il mega direttore generale, no? Quello che ha invitato Fantozzi, diciamo, miei cari inferiori, vi invito, io sono magnanimo anche nei confronti di voi pezzenti, ho una barca e quindi vi invito sulla barca, e poi li fa sgobbare come fossero diciamo, dei mozzi fondamentalmente. E questo è un punto da tenere presente, no? Comunque, detto questo, cari poveracci disgraziati, esatto, il mega direttore, no, che ha invitato Fantozzi e Filini sulla barca e li fa lavorare come degli schiavi praticamente. Ma detto questo, conosci te stessa. Una volta che hai scartato tutte le persone negative, che non gli dai corda, che non ti aggancia alle cazzate che dicono,
Il passo fondamentale per essere percepita come una donna o come un uomo di alto valore è conoscersi e accettarsi, comprendere i propri punti di forza, comprendere le proprie passioni e comprendere anche gli obiettivi che desideri veramente raggiungere nella vita. È molto importante questo. Quindi devi imparare a coltivare una mentalità positiva, lavorare costantemente per migliorarti, avere una visione chiara, limpida di te stessa. E questo sarà più facile perché quando tu stessa hai una visione chiara di te stessa, gli altri per una comunicazione profonda che avviene a livello energetico, inizieranno a riconoscere il tuo valore. E questo è un altro punto molto importante, un altro punto fondamentale. Bisogna anche investire su se stessi. Per essere percepito come una donna o come un uomo di alto valore, devi investire in te stessa. Questo l'ho detto sempre, continuo a ridirlo, perché poi voi vi lasciate andare e mentre vi lasciate andare non vi rendete conto che la vostra vita degraderà totalmente. Invece, mentre investite su voi stessi, riuscirete ad ottenere successo anche da un punto di vista sentimentale affettivo. E mentre riuscirete a ottenere successo anche da un punto di vista sentimentale affettivo, imparerete ad avere attenzione a prendervi cura del vostro benessere fisico, del vostro benessere mentale, del vostro benessere emotivo. Imparerete a fare attenzione al vostro aspetto esteriore anche. È molto importante anche questo, fare attenzione al vostro aspetto esteriore e mentre fate attenzione al vostro aspetto esteriore non dovete fare altro che mettervi in forma attraverso un buon allenamento fisico, attraverso mangiare sano, attraverso il coltivare le proprie passioni. E ovviamente mentre coltivi le tue passioni puoi anche migliorare le tue competenze, ad esempio abbonandoti al canale, a questo canale con l'abbonamento base, quindi potrai seguire tutti i miei seminari del lunedì e del giovedì che ti faranno migliorare. Mentre seguirai i seminari del lunedì e del giovedì, vedrai crescere drasticamente la tua intelligenza emotiva, vedrai crescere drasticamente le tue capacità relazionali. E mentre fai questo, ovviamente ti renderai conto che con pochi centesimi al giorno la tua vita potrà cambiare semplicemente abbonandoti all'abbonamento base di questo canale. E quindi l'investimento su se stessi porta anche a comunicare fiducia e comunicare con fiducia, che sono due punti essenziali, perché io credo che a tutti voi in qualche modo faccia piacere essere amati, essere amate, a tutti voi in qualche modo fa piacere essere felici, in qualche modo a tutti voi fa piacere acquisire nuove competenze, essere più attraenti, attrarre la persona giusta. E se avete risposto sì a queste domande, dovete imparare a comunicare la vostra fiducia. La comunicazione, imparare a comunicare è essenziale per essere percepiti come una donna di alto valore. Quindi non soltanto parlare con chiarezza e in modo grammaticalmente corretto, perché poi ci sono anche molte persone che non sanno comunicare anche in modo grammaticalmente corretto. Quindi vi invito veramente di abbonarvi
mentre mi ascoltate al canale Massimo Taramasco. E farlo è facile, basta andare nella home page, il tastino è tastino abbonati. Se per caso non lo vedi con l'app del cellulare, vai con il computer, poi seleziona l'abbonamento base, che è quello che ti consentirà di partecipare a lunedì e a giovedì ai miei seminari e di accrescere in modo forte, in modo pesante, la tua fiducia in te stessa. Salutiamo anche Roberta. Ecco queste che sono tutte situazioni molto importanti che tu devi imparare. Quindi la comunicazione efficace riguarda non soltanto la comunicazione verbale, ma devi diventare consapevole del tuo linguaggio, anche non verbale, perché voi spesso quando parlate non siete consapevoli del vostro paraverbale. Anzi, molti di voi, cari inferiori, non siete consapevoli neanche del vostro linguaggio verbale, cioè parlate, ma non vi rendete conto neanche esattamente di quello che dite. E invece, oltre a essere consapevoli del vostro linguaggio verbale, dovete diventare consapevoli anche del vostro linguaggio non verbale, perché questo è un punto fondamentale nella vostra vita, diventare consapevoli. Mentre lo esprimiamo, io devo sapere esattamente cosa sto esprimendo. E quindi il linguaggio non verbale include la postura, include il tono di voce, include le pause che faccio nel discorso, include i tratti sopra e sotto segmentali della voce. E questo è un altro punto molto importante e include anche, diciamo, il contatto visivo, come direbbero gli inglesi, l'eye contact. Quindi mantieni una postura sicura, guarda negli occhi le persone con le quali interagisci, usa un tono di voce sicuro e tutto questo con l'abbonamento base. Lo potrai imparare. Comunica ovviamente in modo assertivo, senza avere paura di esprimerti, senza avere totalmente paura di esprimersi. Si può utilizzare un tono duro o a qualche volta anche un tono un po' più moscio. Dipende, dipende. Comunque è interessante la domanda che ha fatto. È interessante la domanda che ha fatto Vin, perché il tono può essere duro e il tono duro funziona, e questo lo spiego sempre nei seminari, con un tipo di personalità che sono tutte le personalità che hanno bisogno di essere sgridate, perché il suono duro che corrisponde diciamo, alla parola archetipica tacete rappresenta la sgridata, mentre invece il tono più moscio, diciamo, più flaccido, che è molto importante saperlo, che corrisponde a Maluma, funziona meglio con le persone che invece non amano analogicamente la sgridata. Questo è un punto fondamentale. Dobbiamo tenere presente questo, però, come dice giustamente Monica, la comunicazione va messa in atto soltanto su persone che meritano veramente, quindi scartate le donne e gli uomini ignoranti, scartate le sciampiste e i catramisti, diciamo così. È molto importante imparare a scartare, perché questo è fondamentale. Voi non dovete dare le perle ai porci e neanche le perle alle porche, diciamo così. Non dovete
Quindi quel tipo di persone lì vanno scartate a monte ed è la prima cosa che dicevo all'inizio, è molto importante questo. E soprattutto con queste tipologie di persone, anche se fossero i vostri amici, anche se fossero persone con le quali avete a che fare quotidianamente, dovete e quindi non potete purtroppo per voi chiudere totalmente la persona, non vi va di farlo perché poi siete buoni. Volete anche guadagnarvi in alcuni casi un angolo di paradiso per dare spazio anche a dei poveracci, a dei disgraziati. Quindi è molto importante, diciamo, stabilire, impostare dei confini sani. Per essere percepita come una donna di alto valore, come un uomo di alto valore, è fondamentale, è importante stabilire dei confini sani. Far rispettare in modo duro, come direbbe Wim Dreams, forte, potente i tuoi confini. Non devi accettare compromessi che in qualche modo violino assolutamente i tuoi valori. Non devi accettare compromessi che danneggiano la tua autostima. E quindi dobbiamo tenere presente che non devi per nessun modo. In nessun modo far sì che la tua autostima venga oltraggiata. Salutiamo anche la faga. Quindi radunate tutte le forze di terra, di aria e di mare e siate pronti a combattere. È molto importante questo. Impara a dire di no a chi vuole in qualche modo danneggiare la tua autostima, impara a dire di no a chi ti fa perdere tempo, impara a dire di no a tutte quelle persone che non si meritano le tue attenzioni. E comunque comunicare è fondamentale, comunque comunicare è sempre importante, dobbiamo imparare a farlo comunque sia nel modo corretto, dobbiamo imparare a farlo comunque sia nel modo giusto. Un'altra cosa che io suggerisco, anche se molte persone non lo fanno, è diciamo saper leggere comunque sempre i segnali non verbali che vengono emessi dall'altra persona, perché leggere i segnali non verbali dà comunque un quid in più, dà comunque una possibilità in più e questo è sempre un punto fondamentale, è sempre un punto importante. Quindi leggere la comunicazione non verbale di una persona è la base fondamentalmente. E poi un'altra cosa che mi sento di dire, che è veramente importante per tutto questo, che cos'è? Sì, talvolta anche saper leggere, non è così per scontato, è essere autentici. Essere autentici significa non essere artefatti. Perché la seduzione sono sì delle strategie di comunicazione per cui noi dobbiamo di fatto interpretare dei ruoli, ma dobbiamo interpretare dei ruoli nei quali sappiamo calarci. No, l'esempio che faccio sempre, ma non mi stanco mai di farlo, è mentre mettete un like al canale, che tanto è gratis, e mentre mettete un like potete anche valutare di abbonarvi al canale andando a cliccare sul tastino abbonati e cliccando sul tastino abbonati potrete usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti. Ad esempio, potrete abbonarvi all'abbonamento base, quindi partecipare ai miei seminari online che adesso stanno diventando veramente frequentati. Ci sono tante persone che vedo anche in questo canale, in questa live, che stanno frequentando i miei seminari e che ovviamente possono anche testimoniare, diciamo, il loro interesse fondamentalmente, no? E quindi mentre continuate a mettere dei like al canale, in modo tale da farlo girare, potete anche in qualche modo valutare se per voi è l'opzione giusta per migliorarvi, per essere felici, per essere persone migliori. Essere autentici è fondamentale. Cosa significa essere autentici?
Essere autentici significa avere una capacità intrinseca, avere la capacità di interpretare bene il ruolo che andrete a fare. Quindi, se tu, donna, non sai camminare sui tacchi perché sei una che, diciamo, va a dare da mangiare alle galline e lavora nel pollaio tutto il giorno, beh, dovrai esercitarti prima di metterli con un uomo, dovrai imparare. È un po' come quello che accade, diciamo, a chi si deve preparare, che ne so, per una rappresentazione, un saggio, qualcosa, deve prima prepararsi. Se tu sei abituata, diciamo, a mettere delle tute e delle cose, è inutile che ti d'amblè ti vai a mettere il vestitino ultra sexy, perché ti troverai, non ti troverai a tuo agio, devi farlo in modo graduale. Ovviamente, questo è un punto molto importante. Piuttosto cerca di essere autentica. Essere autentica è un punto molto importante, un punto fondamentale. Quindi, se segui queste istruzioni, diciamo che gli uomini si innamoreranno di te perché ti percepiranno come una donna che